Lui c'era, si è aggirato tra i suoi ritratti, confuso tra il pubblico, ma è rimasto fedele al suo vincolo, l'anonimato. È stata la prima mostra di Seth come numero, artista ormai diventato virale per la scelta di non rivelare la sua identità. Nella Auletta, pur non conoscendolo, ha deciso di offrirgli il suo negozio di occhiali in Piazza del Corso per esporre. Anche la consegna delle opere, per lo più ritratti di gente comune ma anche famosa, ha seguito una procedura particolare, una telefonata per far sapere che una persona avrebbe consegnato i disegni. Poi più niente, soltanto messaggi via Facebook, ed è stato il social ad essere impazzito, centinaia di adesioni in pochi giorni, sulla sua pagina pubblica i lavori, disegni ispirati dagli stessi navigatori, Seth prende una foto e realizza il ritratto, ma le tracce della sua arte puoi trovarle anche per strada o al supermercato. La scelta dell'anonimato, racconta in un SMS, è per ricevere critiche imparziali e quindi crescere. C'è bisogno di un'identità per far parlare i colori, si chiede. L'improvvisa diffusione mi ha spiazzato e angosciato, tanto da sentirmi in dovere di pubblicare qualcosa ogni giorno. Anche la scelta della firma ha un suo perché. 7 è il numero della creazione.